Mike per Capobassone, Agagagagra. Ci sono segreti che rimangono sepolti per sempre. Segreti che non possono essere rivelati manco po' cazzo. Ma da oggi, questi segreti sono diventati di dominio pubblico. Venite a scoprire con me i più sconvolgenti segreti dell'universo. Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Le scoperte di Leonardo da Vinci, il genio pittore che anticipò le invenzioni di secoli, erano frutto del suo ingegno, oppure era in contatto con gli alieni? Siamo nell'anno 1510 e Leonardo, dopo una notte di bagordi, insieme al suo amichetto Cesare Borgia, dipinse il quadro più famoso del mondo, cioè la Gioconda. Oggi, grazie al sistema del clitoride 14, gli studiosi hanno scoperto che, dietro il quadro, si nasconde un'immagine inquietante. L'immagine scioccante è una Mona Lisa, in versione bimba minchia puttana. Ma come faceva Leonardo, che viveva in un mondo senza bidet, dove le donne avevano la figa pelosa tutto l'anno, a conoscere le raggi tette? E come faceva a conoscere l'arte dei tatuaggi? E la posa da puttana? Secondo la teoria più accreditata, Leonardo venne prelevato da un'astronave dei Covenant e una volta a bordo, la razza aliena gli mostrò com'era fatto l'intero pianeta. Leonardo ne fu talmente affascinato che scoprì la visione aerea. Una volta tornato a Firenze, disegnò e progettò una nuova mappa per Battlefield, ambientata ad Imola. Quando ero piccola, 7 anni, rimanevo 3 ore dentro la vasca mentre mi lavavo, e sapete il perché? Perché mettevo il getto dell'acqua al massimo, con 2 dita aprivo la mia vagina, e la lavavo e mi facevo il solletico. Il fatto è che godevo un sacco, e lo faccio ancora oggi. Credo che sia meglio di masturbarsi con un dito. Scommetto che i tuoi genitori si sono sempre domandati come mai la bolletta dell'acqua e del gas fossero così care, vero? Agagagaga. Se vuoi godere davvero, prenditi questa. È la super spruzzo ti lavo anche il cervello 9000. Con questa raggiungi l'orgasmo in pochi minuti. Puttana. Next, quando avevo 14 anni, ho fatto una sega al mio cane e mi è venuto in faccia. Madonna, mi viene da sboccare. Ma prima di vomitare, devo dire una cosa. Il tuo cane ti ha fatto un cums, hot dogs. Agagagagaga, mi viene un coccolone, agagagaga. Ok, ora posso vomitare. Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Gli alieni insegnano a Leonardo quanto sia bella la fica depilata. Ma Leonardo, invece di dipingere studentesse giapponesi arrapate, stritolate dai tentacoli, inizia a disegnare uomini con il pisello di fuori. Raggiunge il culmine quando inventa la macchina per allungare il cazzo. La voce delle sue scoperte si espande fino ad arrivare alle orecchie di uno strano mercante, il duca Claudio Trollers, che fiutò subito l'affare. Claudio propose a Leonardo di disegnare una donna con un topo ragno in mano. Gli disse che, se l'avesse fatto, la duchessa Succhiapigne lo avrebbe acquistato per una barcata di fiorini. Finito di dipingere, Claudio Trolles sparì nel nulla. E con lui, il quadro con il topo ragno. Dov'è finito Claudio Trolles? È stato rapito anche lui dagli alieni? Mio fratello si riempie di seghe, dalla mattina alla sera. Consume un sacco di fazzolettini, dicendo che sono per il suo raffreddore, ma stranamente nessuno l'ha mai sentito sternutire. È sempre chiuso a chiave in stanza, e le uniche volte che esce, lo fa per buttarli nel WC e per lavarsi le mani. Schifo. Agagagaga, tranquilla, vedrai che tra qualche giorno, quando cioè avrai il tuo primo rapporto sessuale, capirai il perché tuo fratello si ammazza di seghe. Dico tra qualche giorno, perché, visti i tempi che corrono, settimana prossima, sicuramente, l'avrei già preso al culo con la sabbia, e senza sputo, agagaga, next, cara mamma, quanto godo all'idea che tra poco, limerai i tuoi cari talloni, con l'attrezzo che mi sono infilata nella vagina. Così impari ad insultarmi, troia. Scusami un attimo, vuoi vendicarti con tua madre, ficcandoti l'attrezzo che usa per rimuovere i duroni?
Guarda che ti sei appena infilata nella figa, la pelle morta di tua madre, con un bel dessert di batteri, e altre schifezze simili. Che testa di cazzo, agagagaga. Sei furba come un piccione, che tenta di giocare a scacchi, agagagaga. Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. A Leonardo piacciono così tanto gli uccelli, che inizia a sviluppare anche il primo prototipo del costume di Batman. A furia di prenderlo al culo da mezza Firenze, si ammalò di AIDS e morì nel suo letto, circondato da uomini, ovviamente. Uno storico scrisse: al suo capezzale c'era una foresta di cazzi. Leonardo è diventato gay dopo essere stato prelevato dagli alieni. Gli alieni stavano testando il morbo nella Firenze del 1700 per poi diffonderlo negli anni 90? E io che cazzo ne so? Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Sono fidanzato e sono geloso di mio padre, perché ho paura che provi qualcosa per la mia ragazza. Infatti, dopo averla conosciuta, dice che si è affezionato troppo e non devo farle prendere dispiaceri o mi scassa. Temo che provi qualcosa per lei. Caro amico, sei fottuto. Tuo padre ha l'esperienza, un lavoro, e se è brizzolato alla George Clooney, le fichette si bagnano. Come pensi di avere una possibilità, se hai ancora il cazzetto che spara a salve? Aspettati di vedere una scena del genere. Morirai solo e abbandonato, mentre tuo padre si ciuccia la tua ragazza, come se fosse una capasanta, agagagaga, sono ancora vergine. Porca puttana. Ho un problema serio di peli pubici incarniti e mi vergogno troppo a mostrarmi nuda. Ma chi sei, Poison Ivy? Agagagaga, anche lei aveva qualche problema di ortiche alla figa, ma con un buon tosaerba ha risolto il problema. Vai da Leroy Merlin e sapranno consigliarti il tosatore adatto alle tue esigenze, agagagaga. Leroy Merlin, in caso di casa, ah no, in caso di figa, agagagaga. E per finire, la ciliegina sulla torta. Mi sono graffiata la vagina, nel tentativo di allargarla il più possibile. Ehi ma, stanno aprendo un nuovo aeroporto a casa tua. Cosa volevi fare? Farci entrare un Boeing 747? Bimbi minchia e puttane minorenni, nuove rivelazioni. C'è da avere paura. Tanti like per Capobassone, agagagagra.